Voi avete costruito un progetto che è un imbroglio per Siderma. Perché è un imbroglio? Perché voi con la scusa di sanare in qualche modo l'impianto esistente di 57.200 metri quadrati, ne proponete altri 62.500 metri quadrati. Avete imbrogliato praticamente i sidernesi e qualche sindaco, perché voi avete detto miglioreremo, faremo una strada nuova. Bene, voi fate altri tre, chiamiamoli ciminiere, biofiltri. Voi quei tre biofiltri in più, che saranno poi quattro, praticamente distruggerete quel poco intanto per l'esproprio, che sono 2.500 metri quadrati che andrete a fare. Voi rovinerete Siderma per generazioni, ma ve la prendete questa responsabilità di rovinare una cittadina di 18.000 abitanti con delle case che non avranno nessun valore d'ora in seguito in quella zona? E che tra altre cose predichiamo il rapporto tra Siderno e Logra, l'unione, quando abbiamo un depuratore consortile a Siderno, sempre a Sanleo, e questa discarica che influirà tra i due comuni, Siderno e Logra, l'unione o della famosa città che si voleva fare. Allora, signore, abbiate un po' di riflessione. Spero che questi soldi si perdano, onestamente. La sindachessa dice: ma noi non possiamo perderli. Ma a noi non interessa un fico secco che si perdono i soldi. Noi, la gente non può resistere in quel punto con quell'impianto. Figuriamoci mettere altri tre camini, perché poi voi il vetro lo dovrete lavare prima di frantumarlo, e la plastica la dovete pulire prima di frantumarla, e gli altri prodotti che andrete a trattare, l'alluminio, eccetera, eccetera. E quindi in aria, se prima entravano 0,001 di sostanze chimiche e metalli in aria, cancerogene, poi ne entreranno altri tre camini, e quindi diventeranno cifre intere. Noi di Siderno non possiamo, ce la metteremo tutta. State a te, signor Gualtieri, ingegnere, tecnici regionali. Noi staremo attenti a questa situazione. Non respirerete un giorno, perché non respirano i cittadini di quella zona. Vi pregheremmo di riflettere sul problema, perché Siderno non può essere la discarica della provincia o della regione, con i nuovi eventi che la regione sta facendo in questi giorni. Vi preghiamo di riflettere attentamente, perché noi non ci stiamo.